Allora, Tony, dimmi tutto, Ciro. Io sono contento di questo qua, finalmente te ne pentito vero, tanto non è costato tanto. Sì, sì, sono io. Il pentito sei tu? Sì, sì, perché mi sono pentito e fa sta cosa con te. Più la guardo e più mi pento. Però maledico il giorno che ti ho incontrato. Però da Tici che compagni, io sono amico di Gigi Della Porta, è vero? Ma io con Gigi Della Porta tengo a mattigià. Il problema è quando dico che sono amico tuo. Vabbè, poi ne parliamo, perché io il pentito ce l'ho. Ma tocchiamola da mezzo, non ci sta il pentito, costava 800 euro il pentito che volevi tu. 800, un pentito è più scemo, costa 800 euro, come fa? 800 euro mi manca 8 euro. Invece io con 3 euro ti porto il miglior pentito della storia. Facciamo cantare a questi... immaginare. Facciamo cantare a chi si qua, sì. E poi ti faccio vedere che pentito. Peggio cantare di notte, non ti preoccupare. Cambiate canale, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo becchi. Allora, il pentito ce l'abbiamo, è la 1? È la 2? È la 3? Tanto le camere tenim. Signori, stiamo per arrivare al momento del pentito, va bene? Ma nel frattempo ascoltatevi la band di... Musica! Guarda che giornata di sole che c'è, qui in città si soffre, che caldo che fa, aria condizionata nel traffico che c'è, meno sudato arriverò da te. Dai, prepara tutto che al mare si va, la tua pelle nera tra un po' si farà, un ritmo cubano la radio suona già, è tutto programmato se ti va. Ma ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia il mare. Chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade sfera, lei piace a me e a te. Se tu mi chiedesti darmi vita, intrattengo tutto mio amor, e ti regalo tutta la luna, c'è il motivo per buscar. Ma ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia te, mon amour, amor. Ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. E garçon, ho un'idea. Ma che? Applaudite, ma cosa applaudite? Questo è il momento dell'approfondimento culturale e sociale. Barbara D'Urso, fa farsi fatta. Barbara D'Urso, ecco perché voi non farete mai carriera. E neanche io, in realtà, neanche io farò mai carriera, perché adesso è il momento del pentito. Signori, la notizia è grave, ed è grave anche il fatto che l'unica a saper leggere qua dentro è Fabiola Ciminella. La bellezza, l'eleganza. Vai, Tony, vai! Mamma mia, ma sempre un capolone. Ma questo è un cretino, mamma, guarda. Mia, sale. Scusate. Il rattusometro sale vertiginosamente. Guardate la. Teleamba. Teleamba. Cos'è il. Per l'eterno, sì, sì. Cos'è? Me lo sai spiegare? È una televisione, immagino. Okay. È una emittente. Ma quanta cosa vuoi capire? Vai, ma io sono una curiosa. Mi soffermo all'apparenza. Veramente sì, curioso. Uccide il gatto nero del vicino perché gli passava sempre davanti ai coglioni. Brava, brava. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, signori, una persona squallida, mi permetto di dire, me lo ricorda Gigi, uno schifo, veramente uno schifo. Signori, abbiamo Gigi, è vero o no? Ma che è uno schifo Gigi, una cosa così veramente è pietosa, è squallida, Gigi è uno schifo. Signore e signori, il nostro assassino di gatti neri è qui con noi. L'ha fatta. Bravi, bravi, bravi. Io leggo anche nei tuoi occhi fierezza per questa cosa. Non che vedevo, mamma mia, tu vieni a caso può fare sta fucker. Bene, allora che bello, un omaggio alla sirena Partenope. Sì. Bene, allora dai, mantieni la tua sirena, tanto sei a che fare con la polizia. Allora, ascoltami, tu sei l'autore, sì, di questa l'autore morte, di questo ma ci racconti un po'. Chi così? Non ho fatto niente stavolta. Stai indifferita. Bene, questa è la puntata passata. Che cosa è successo? Raccontaci quello che è successo, grazie. Ebbene sì, caro presentatore. Sì. Io sono l'autore di questo omicidio, che l'ho fatto per legittima scelta. Perché legittima scelta? Raccontaci perché? Un po'. C'è un tappeto musicale, un pianino. Devi chiamarlo però. Sì, la Miami. Oh, Bottiglie!
Che tappeto è questo? Un tappeto persiano, che tappeto è? È un tappeto seicentesco. Lady Oscar. Oh, Lady, tutti fanno festa quando passi tu. Fanno pure un tappeto, si può fare un tappeto. Che mi avete messo? Sbatte su tappeto, basta. Che cosa è accaduto allora? Allora è accaduto. Ti daremo un nome di fantasia. Sì. Upwork. Per non farti riconoscere. Va bene? Va bene. Che cosa è accaduto? È che non lo so che è accaduto. Che è accaduto? Non faccia battuta del 600, forza. Ah, però mi faccio male. Allora, stavo dicendo, la verità. Sì, brucia la verità. Brucia sempre di più. Mm. Comunque, stavo dicendo, io perché ho fatto questo omicidio? Come si chiamava il gatto? Billy. Che scrive nome? Il gatto Billy. Il gatto Billy, va bene. E che cosa accadeva? Accadeva che per colpa del gatto Billy. Per colpa del gatto? Che gatto... Per colpa del gatto, gatto Billy. Io stavo perdendo, c'è il lavoro e c'è il matrimonio, stavo perdendo. Sempre sul matrimonio, un'assistenza. Perché? Ci spieghi? Perché ci io la mattina uscivo per andare a lavorare. Alla mattina uscivo. Ed ogni sera. Basta, siete dei cialtroni. Io uscivo. Puntualmente questo gatto nero mi passava davanti. E che cosa le comportava secondo me? Sì, perché io sono scaramantico, sì. Allora io so che quando ti passa un gatto davanti, tu non devi passare, devi aspettare il prossimo che passa davanti il a te. Il prossimo gatto nero? No, la prossima persona, individuo. La prossima persona. Solo che nella mia strada, che si chiama, veramente, non è battuta, Via Caduti per la Patria. Si chiama proprio così. Non ho capito? Si chiama Via Caduti per la Patria. Via Caduti per la Patria? Sì, non passa mai nessuno. Ah, Via Caduti, no, Via Caduti, non passa nessuno. È un nome così, è tristissimo. Via Caduti al Lago Patria, giusto? No, per la Patria. Per la Patria. Alla copatria. Sono morti per la patria, alla copatria. Bene. Quindi io aspettavo, se fai il lotto, e quello non passava mai nessuno. Allora ritornavo a casa e mi dovevo scusare con mia moglie. Ma che cosa è successo? Perché una volta ci faccio un esempio? Allora una mattina mi sono svegliato. Non mi accavalli! Non mi accavalli! Una mattina mi sono svegliato. Quella è deficiente, bottigliere. Bella ciao, va. Bella ciao. Una mattina mi sono svegliato e sono andato il gatto Billy. Ecco qua. Bene. Comunque, facciamo una bella assemblea. Facciamo una bella assemblea. Una mattina l'ho preso di petto il gatto. Ho pigliato quattro pietre. Obietti gatti. Però primo che lui giusto, abbiamo dovete a coscia tre magna. Allo schifo. A coscia. È una vergogna. È una vergogna, un pullo e un gatto che succa. E allora a questo punto era un macinato. Infatti pur petto con gatto. Pullo e gatto. Tu sei pulito. Io la sputo in faccia. E c'ho una maschera. C'ho la maschera. Ecco. Signori, ma avrà torto, avrà ragione. Aspetta, non farei un fatto. Non lo voglio sapere. Non voglio sapere. Tu ti hai fatto la copatria. Io l'ho preso il gatto di petto. Ho preso il gatto, ho detto, caro gatto Billy, tu da domani mi devi far passare. Lui ha detto sì. Però il giorno dopo mi ha fatto lo scherzetto. E io cosa ho fatto? L'ho sfidato a duello. Al gatto. Gli ultimi due minuti possono essere tagliati. Allora, a questo punto passiamo la parola ai nostri avvocati. Signori, avrà torto, avrà ragione, avrà la terza media? Questo ce lo chiediamo un po' tutti. A difendere la causa, in 30 secondi, il nostro avvocato Gigi Attrice. Forza, 30 secondi per avrà fatto bene o male. Stai qua. Via. Lucia, una cosa a fuori a lui. È stata una legittima difesa. Il gatto l'ha scippato. Guarda, l'ha scippato. Allora. Non intervenga. Non c'è mai veleno sì, scippandolo. Il dolore ha chiamato il dolore e il mio assistito. La Il primo a essere eliminato dovrebbe essere lui. Sì. È nero. Lo vogliamo eliminare? Dovremmo eliminare lui. È nero. L'altro. Ma capito. Dovrebbe eliminare anche tutte le cose nere e crude. No. Non c'ho. Anche voi siete nero! Si è asciugato la bavetta qua, no. Avvocato.
non saprei, quindi è nulla, la sua versione è nulla. Signori, vogliamo difendere il nostro amico, con chi vuole scagionare il nostro amico dall'accusa, faccio un applauso. Chi lo vuole buttare in galera senza condannare gli altri? Viva le cose nere! Viva le cose nere! Viva le cose nere! Viva la scaramanzia! Applauso! Vattene! Allora, signore e signori, a proposito di scaramanzia, di cose che portano male, la musica non lo è. No, la musica, sto dicendo, non lo è, voglio dire. Ah, ecco. Assolutamente no. Ci presentate un brano? Che brano ci presentate? Questione e core. Questione e core, però no, ti ripeto, non lo possiamo presentare né io né tu. No, siamo solo loro, che ci abbiamo a fare? Allora, abbiamo la Valletta 1, la Valletta 2, la Valletta Tardi. Signore e signori, ci presentano la canzone. Ecco qua, mo fanno il giro per capo di chi. Sì, aspetta, anche mettere lo shooting, se vogliono. Sì, possiamo... facciamo una shooting tutte e tre, vai. Ecco qua. Vai, con la famosa band, 10 Lab Band, ci presentano... Grazie. Ci presentano? Ci presentano... non lo so che ci presenta. Sempre questione di cuore. Quindi. No, sempre questione di cuore. Questione di cuore, vai, questione di cuore. Questione. Vai. Io dico questione e tu cuore. Bene, okay, basta. Okay. Di cuore o i cuore? E i cuore. Vai. Signore e okay. Signori. Questione. E cuore. Mamma mia. Amore come l'acqua e mare con neba s'asciutta in guaglia al salva. I sentimenti per gli individui che non trovano pace e si arrabbiano a una scusa. Poi si mettono a pensare che la vita leva l'amore da portare. Ma non mi importa se è farnuto, non mi importa. La vita è solamente una questione certa e camma fa. Ah, è meglio accampare con una speranza in amore che vale. E non mi importa che la casa sta da no. E non mi importa manchi chi t'ha avuto. È solo una questione core, pure se foto da fa male se ci pensa ancora. Guarda da turno che speranza e vado in mariola. Sarò bisogno ma poi torno senza fare un muro. C'è sta chi vede un mondo, rete al dolce lo creatura. Chi cerca ma mio padre solo quando resta solo. C'è sta chi soffre tutti i giorni ma ci crede ancora. Perché ogni tanto la vita è solo una questione core. L'amore è come l'acqua, romare in fondo e va. S'asciutto in voglio sole, rimane e se ne va. L'amore non avvisa, e lei sapeva aspettare. Caso senza permesso, è tutto può cagnare. L'amore è come l'acqua, romare in fondo e va. S'asciutto in voglio sole, rimane e se ne va. L'amore non avvisa, e lei sapeva aspettare. Caso senza permesso, è tutto può cagnare. Grazie. Bravi, 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 ma andiamo a Conuma, bravi a dir poco, ragazzi, bravissimi. Ma c'è una voce. Margherita, c'è una voce pazzesca. Margherita c'ha una voce pazzesca, però io vorrei sentirti cantare anche a te qualche volta. Va bene, Ludo? Vieni a trovarci, vieni a trovarci. Sappiamo che ti interessa la musica. Ma ci. È partito! Ma visto. Allora a questo punto ci spostiamo in quest'altra parte dello studio, un studio che si trova a cavallo tra Via Teulada di Roma e Piazza Carlo III di Napoli, molto lungo, e abbiamo le nostre Ilaria, la nostra Francesca. Buonasera. Buonasera. Voi siete scaramantiche, ragazzi? No. Cioè tu sei molto concreta, non hai nessun tipo di scaramanzia? No, credo più al sacro che al profano. Credi più? Al sacro che al profano. Cioè vai a messa tu?
Tu vai a messa, no, sì, il fisico di quella che va a messa, diciamo, una suora, una monaca. Non andiamo nello specifico, attenzione con le preghiere. Invece da quest'altra parte non è vero, ma ci credo. Non è vero, ma ci credo. Ci se rovi. L'era preparata già da tre ore, sta creando. Ah, sta cosa, c'hai. No. Tu che ci credi, quindi sì, c'hai un rito scaramantico? Non ho un rito scaramantico, ovvero ti spiego perché ci credo. Dici. Allora, se proprio lo vuoi sapere te lo dico. Ma io non vedevo l'ora, c'è gente che ci chiama per sapere, ma che veramente dici. No, io sono qua perché sto proprio. Cioè. Anche lui vuole sapere. Io già capisco allora. Chi è però. Ora ma capi. In realtà lo vogliamo capire anche noi chi è. Lo so, è una che è quello che vi mette sulla strada giusta. Io già capito la mia idea. Vai. Dici. Allora, su di me ci credo. Ma te ne stai andando verso... verso Roma. Però per gli altri no, non ci credo, perché voglio sapere, quindi non sono scaramantica per gli non altri. Non ho capito, Kate. Cioè, allora, le mie cose... I fatti sono le vole... non li vuole dire, ma... Già è complicato, non è che... Dice sta cosa, allora non ho capito. Allora, per le mie cose, per i miei fatti... Per le mie cose? Sì, sono un po' scaramantica. Cioè, sulle... Cioè? Le cose dello studio, dell'università, non sembra, però... Ah, vai all'università tu? Non sembra. Non sembra, però. Ah, incredibile. Quindi? E quindi su queste cose sono E qual è il tuo rito scaramantico preferito quando si dice queste cose? Stammi zitta. Cioè, adesso cioè, non parla di scaramantico. Non dico quando ho l'esame, capito? Cioè, tu vai a fare l'esame. Il professore ti fa le domande, tu non rispondi. No! È che lo scaramanzia, professore, quando... non ve lo dico. Brava! Promossa per scaramanzia. Bravo! Allora, qua al centro abbiamo tra due bellezze, diciamo, abbiamo un cristiano. Vestito in maniera leggera. Mariano, che ricordiamo che la. Cioè, no, niente. Ho scelto l'abbigliamento adatto su sfugando Murbillo, scusate. Mariano, non so se tutti lo capite perché viene da Bressanone. Allora, Mariano. Alta, Bressanone alta. Allora, Mariano, prima che fai veramente le cozzette, qua vedo già il sughetto. Volevo sapere, tu il rapporto hai con la scaramanzia? Tu che sei un uomo di legge, che con la legge ha avuto a che fare sicuramente. No, io ho proprio un rapporto proprio molto pratico. Cioè? Sei su scaramantiche proprio. Cioè, hai capito? Si passano quattro in coppa o balcone, i muto, a coppe basse proprio. A coppe basse? Sì. Oppure aspetto che qualcuno si butta da coppa a coppe basse. Ma c'hai un'esperienza, ce l'hai un'esperienza. Un'esperienza, ero in macchina, via Posillipo. Ha cambiato proprio atteggiamento. che sei l'esperienza. Su via Posillipo si può togliere gli occhiali. Posillipo. Così ero su via Posillipo con la macchina, passato un quattro la macchina era tua, ricordiamolo, o l'avevi appena rubata come non svegliamo tante cose. Bravo, non ci siamo capiti. Può fare strano. Avevi appena consegnato delle ragazze della cosa. Perché sono cose nostre, poi ci Non entriamo. Comunque ero in macchina via Posillipo, praticamente è passata una iatta in Rannanzi, mi sono fermato, ho aspettato tutta la notte che passava un'altra macchina. Perché erano i 3 a mattina, quindi avevo da aspettare verso i 6:30 che scendevano i panettieri per andare al lavoro. Un applauso all'esperienza, vita vissuta. Di questo. Sto programma porta bene, ma avete visto il cast? Non so se vi conviene. Bravo Mariano, grazie per quello che fai e quello che ci regali per le ragazze e per i prezzi anche che ci fai. Allora, sono scaramantico, c'è una grattata, insomma prima si parlava di grattare il seno, il canavic, insomma abbassato. Le forni e ti fai tornare con passi. Allora andiamo avanti, grazie Mastro Lito, tu che sei mi scaramantico. Allora, a me già c'era una volta Bruno Lanza qua dentro sulle scisse cadre da Russo. Allora, ho due scarpe. Mi hanno lanciato per scale. Ma lui fa anche bisogni, cioè hai fatto cosa, cadre? Maestro, allora tu sei scaramantico? No, allora io sono scaramantico, non c'è perché mi hanno messo questo qua rosso, volevo il verde, non c'è capito perché? So. E praticamente poi Fabio mi ha aperto un mondo, perché non sapeva. Ti ha aperto un mondo anche a te, Fabio. Ma io apro mondi cuori e che c'è a dire? Io salutiamo. Non sapevo che la donna si grattava il seno sinistro, sì. Ma è testo, non sapevo. Allora, mo, visto che io invece mi grattavo sempre le parti intime, faccio meno fatica, arrivare a che pure tengo un bello seno e così.
quindi faccio così, specialmente quando sto a mare, perché sono un po' poltina stisa, io faccio così e subito non allungo la mano fino a... Certo, che se stai a mare allunghi la mano ti posso mai sapere, mai sapere. Va bene, grazie, ringraziamo il nostro maestro Coso. Ma andiamo, non me ne vogliate, ma andiamo con delicatezza, andiamo verso i ragazzi. Andiamo, scusa, ma non mi ricordo. Aspetta, ecco qua, andiamo da questa parte dove abbiamo i nostri fratelli gemelli. Ragazzi, venite, vieni qua, mettiti qua. Ecco, posso mettere, mi sono, ecco qua, i nostri, chi è di voi è gemello? Tutte e due gemelli. Pensate già alla risposta. Allora, voi siete scaramantici? Pozzvalai. È nato per primo. Veramente lui è nato prima? Sì, quindi inizia lui, inizia per secondo. Veramente lui è uscito fuori prima? Sì, io sono quei secondi. Perché quando sposto a lui parli tu e quando sposto... C'è un'amalgama tra i due meravigliosi. Allora, a parte che me lo sto scendendo a cango. Allora, lui è nato prima, quindi è stato estratto sì, da... Sì, accusato dottore. Accusato dottore, usci accusato dottore. Lui per prima e io per secondo, proprio per 3 secondi poi. Magari, ecco, se nessuno di noi era meglio. Allora, comunque, tu sei... Sì. Sì. Volevo un'informazione. Ma stavo un bel benzino, stavo. Se uno è gemello, l'altro è polsino. Bene, allora... Non ti so dire il tovaglio quando è ingenuo. Allora, ascoltami, tu sei scaramantico? No, non sono scaramantico. Non sei scaramantico, per te esiste la scaramanzia? No, non esiste la scaramanzia. Per me è soltanto un pretesto per dire quando hai fatto una stupidaggine. No, però non chi veloce perché non riesco a... Non c'ho il traslate. No, per dire, è un pretesto per dire quando hai fatto una stupidaggine. Tipo, mo faccio un esempio. Se sta bagnata a terra e tu ci passi sopra, poi cadi, wow, come sono stato asciutto? No, si sta di scemo, che sta bagnata, aspetta che sia asciutto e non cade. Sì. Ma chi è capace quando sta bagnando? Cioè, ci sono persone. Ci sono delle persone che passano, cado. Oh, voglio mai ci fatto male. Ci sono anche dialoghi di questa scena. Guarda, sei un po' sentivo. È normale che l'hai fatto male. Cioè, tu dici che dici, ma ci sono corsi. Ma ci sono corsi, hai visto che dici. Lo so corsi, grazie, voglio male che ci scrivi tu. Prego, è stato un piacere. Bene, a me, un applauso alla verità. Ciro, volevo dire una cosa, io e Maria possiamo essere corteggiate da loro? No, perché andare a lirare, mi chiesto anche una pizza. Allora, invece tu, invece? No, ci sono scaramantico, cioè mi metto a paura. Mi metto paura proprio, in senso, quando passa un gattone, no, pensate, io sputo a te, vado a volte. Sputi al gatto? No. Chiusa, poi un gatto sputa la... No, è perché se no tengo i morsi, che non l'hai fatto, tengo 70 anni guai, no? Questa cosa... E tu già stai indocchino in questo e quindi momento. Quindi per non faccio 70 anni guai, io faccio questa cosa. Dopo 7 anni in Tibet, 7 anni guai. E qua altri riti scaramantici quali sono? No, diciamo altri riti scaramantici... No, ripeti, altri perché non ha già... Altri riti, noi iniziamo a partire da Napoli, mi compro le sciarpe, i cornicini blu, diciamo. I cornicini? Sì, sì, le sciarpe celebrative. Le? Le sciarpe celebrative. Cioè, ogni volta che io con Apple, tu hai fuori 700 euro. Sì, ma martedì è capitato che c'erano i fusici, a parte i biglietti dello stadio 400 euro, perché sono stati nei distinti, no? Vuol far capire a Fabio e Maria che ha speso 400 euro. Come guadonato, vabbè. Ci vuoi essere corteggiato, capito? Figurati che c'è una mia fidanzata che è indeista, no? C'è la fidanzata. Allora. Lei che ha fatto? Ti compare i calzini di cavaschelli. I calzini? I calzini proprio, i cavaschelli con un giocatore. Madonna, pure nomi complicati dei calciatori. E infatti già diciamo, non fa sta. Infatti già c'è agita. Perché mi metteva a paura, diciamo, mo fai sbagliare a chi, mo non fai giocare a buono, no? Infatti, la ragazza è di Milano, ma sì, mi capite voi quando... Sì, ci capiamo un po' di tempo, poi ci capiamo. Sono 2 anni. Sono 2 anni che... No, mai, andiamo... Sono 2 anni che sta capendo che abbiamo... Andiamo bene, diciamo. Sì. Comunque lei proprio questa cosa di calzini ha fatto tutto a pesta a chi? Tutto a pesta a chi? Ha fatto signor rigore e tutte queste cose, infatti mi sono intossicato. Ma no, rigore poi è una parola con 2 R, è complicatissima. Vabbè, comunque viva la scaramanzia. Sì, sì, sempre, anzi è proprio un culto. Fatelo, fatelo sempre, se cercate fatelo. Se cercate, ma se vedi un carro funebre...
Io cambio strada. Mamma mia, proprio che così. Meraviglia. Poi faccio il segno della croce, dipende. Sono due cose distinte e separate. Le faccio dire. Tutte e due, proprio. E fai tutte e due, non si può mai sapere. Maestro. C'ha una vita difficile questo ragazzo. Una vita molto difficile. Maestro, ma che state facendo? Sei mi stavo appoggiando. Non è un gabinetto, giusto? Dove no, state no, questo? No. Non so quanto manchi, se possiamo intervenire. Stai appoggiando. Scusate un attimo, abbiamo la nostra MILF. Tu sei Scaramantica. Sì, Ciro, io da buona napoletana sono Scaramantica. Da buona napoletana. Da buona napoletana sono Scaramantica. Ma guarda qua. Sì, sei Scaramantica. Sì. Mi metto un po' più sopra perché sto per andare anche sulle napoline. Io porto sempre un mazzo di chiavi. E un mazzo si vede abbastanza da lontano, no? Il mazzo che porti tu da lontano. Queste chiavi hanno un doppio significato. Allora, uno che chiudono le bocche e le male lingue delle persone cattive. Sì. E un altro aprono il cuore e le cose belle. E quindi io le porto sempre appresso. Signori, e le metto al centro, al centro, proprio diciamo della femminilità. Bene, allora adesso andiamo in pubblicità. Io vado nel frattempo a recuperare le chiavi della felicità. Ci vorrà un po' di tempo. Signori, ma questa è bella, la Napoli è bella, perché dopo voglio sentire magari stasera o stanotte, magari mai, il tuo parere. Signore e signori, andiamo in pubblicità. Siamo tutti abusivi. Sofis, la qualità per la tua casa e la cura del tuo corpo. E inoltre tantissime proposte per i tuoi amici a quattro zampe. Tutto a prezzi vantaggiosissimi e con un'ampia scelta. In tutti i negozi specializzati e nei supermercati. Per tutti gli altri prodotti visita il nostro sito www.sofis.it. Sofis punta sulla qualità. Dal 1996 Vemac svolge un lavoro sartoriale proponendosi come punto di riferimento per la pulizia, disinfezione e sanificazione professionale. Vendita e noleggio di macchine industriali, compartimenti chimico-ecosostenibili e innovazioni tecnologiche. Assistenza post vendita, consulenza per privati ed enti pubblici. Ci trovate al complesso Fracta Labor, lotto 32, via Sepano, Fratta Maggiore, Napoli. Vemac, soluzioni per pulire.